Sbregafioi, quel Masseo. Oggi siamo qui tornati sul canale con l'ultimo recap dei provini del collegio. Vi invito gentilmente a lasciare un like, che è gratis, come Amazon Prime d'altronde. Su Twitch potete fare abbonamento gratis anche lì. No, ma per dire, siamo naturalmente arrivati a 17.500 sub, alla faccia di chi diceva no, sono troppe. No, ma sei cattivo, ricatto. E adesso, sapete cosa? Dovreste baciare i coglioni e le patatine a tutte quelle persone che, al posto vostro, hanno fatto la sub supportando il canale. Un ringraziamento assolutamente di cuore a chi ha fatto la sub, a chi ha regalato, eccetera eccetera. Grazie Fioi, veramente gentili, veramente un supporto devastante, nonostante sia, diciamolo, il collegio. Naturalmente qui vi lascio la prova tangibile, eccola qua. Ci sono due punti di domanda, dice, non si sa, 17.550, eccola qua, a voi. Quindi grazie veramente. Questo dimostra il fatto che la community è sempre forte nel momento in cui viene fatta una richiesta. È davvero solida come cosa, perché non è scontato che dopo 5 anni la gente continui a supportarmi. Non è per niente scontato, però comunque questa è la dimostrazione. Vi ricordo Lino Sanego, il nostro sponsor, naturalmente, sedie incredibili. Ma cosa ci sarà in questo pacco? Cosa ci sarà mai? Qui lo scopriremo stasera, miei cari Fioi. Prima della reaction alla prima puntata del collegio, stasera 9 novembre, pensate che regalo di compleanno mi sto facendo, tra le altre cose, una bella reaction al collegio il giorno del mio compleanno. Grandi. Siete organizzati? Prima costruiamo questa, partiamo un po' prima con la live, magari 5 e mezza, e poi una volta costruita questa, reaction al primo episodio del collegio 6. Codice sconto per le sedie il Masseo 10, naturalmente immancabile anche l'app. Codice il Masseo e basta. Vi lascio e vi aspetto su Twitch. Beh amori! Il collegio lo trovi dentro la mia anima. No! Eccoci! Bello il collegio, bello! Non vedevo l'ora di tagliarmi le vene in live. Desiree, sono Zappia, ho 17 anni e vengo da... Questo viene direttamente dal fuori dai Peaky Blinders. The fucking Peaky Blinders. Sei pronto a rispondere ad alcune domande di cultura generale? Nato pronto. Ma va a fare in culo. Fai lo spelling della sparola della sparola sproloquio. S-P-R-O-L-O-C-Q. Voi do per una C. S, P, R, R, sì, O, O, non due O, L, Q, sprolk, sprolchio, sprolchio. Usalo all'interno di una frase. Oh mio Dio, questi non sanno manco che cazzo vorrà dire, vedrai. Io sproluogo. Io sproloquo. Quanto sproloquo. Ma vaffanculo, dai. Io sproloquo. Ma è un verbo. A Roma. Io sproloquo a Roma. Cosa cazzo vuol dire io sproloquo a Roma? Tiro le supercazzole in piazza. Cosa faccio, X? Ho preso uno sproloquio di latte. Prendi il latte e comincia a dirti: ah, ma guarda, io esco dal buco del culo delle capre. Cioè, cosa cazzo vuol dire? Cos'è la vulva? Un piatto prelibato. Un ottimo pasto. Oh, ma con rispetto, sempre con grande rispetto, ma... È un oggetto che si usa per mettere a posto casa. Oh, merda! Questo è uno dei commenti più sessisti della storia. Non ho veramente parole. Peaky Blinder, non siamo più nel 1800!
800 Peaky Blinder. Ma non capisco neanche a cosa lo associa la vulva. Lo Swiffer, no. Aspirapolvere, no. Il Chief, no. Il Mocio, neanche. La parte tipo della... quando tipo apri la vongola, sta... sì. La parte sotto, il frutto, la vulva. Quello è più o meno il gusto. Può ricordare. Quella dei femmine. Oh, la l'unica stronza. Oh, ecco. Un animale. Un animo, oh mio Dio, è arrivato. Abita nelle montagne. Non penso però questo. Cioè, non so se posso dire come lo voglio dire. Dillo. La fica. Patata. Ah, patata, ancora più elegante, giusto? Patata, sì, patata. Cazzo ridi? È quella! Che cazzo ridi? Cosa succede durante le mestruazioni? Arrivo io e lecco tutto. No! Mi dissocio, dai, su con queste battute da italiano medio! Ah, un po' di sugo, ragazzi, un po' di sugo nella vita va provato, un po' di sugo, dai, non siate timidi, tanto la vostra lingua assaggerà sempre qualcosa di più schifoso, dai, su. Lo sapete che in media nella vita di un essere umano mangiamo inconsapevolmente, dormendo, oppure che cazzo ne so, facendo altre attività, circa... 1,2 kg di insetti. Quindi non lamentatevi. Durante le mestruazioni cos'è che succede? L'ovulo non fecondato si sfalda e viene espulso? La cavità uterina perde sangue in seguito allo sfaldamento della mucosa dell'utero. Cioè devo dire perché... perché sanguini dalla fregna. E la ragazza diventa un po' scontrosa. Oh madonna. Diventa un poco scontrosa. Esce il bambino dall'utero della donna. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma come cazzo? Non sapevo che una volta al mese sfornaste un bambino, ragazze. Non lo sapevo. Cosa ci fate con tutti sti bambini? Li mangiate? Dove li mettete? Osserviamo degli oggetti. Ma io questo... che poi verranno in futuro. Osserviamo degli oggetti. Ma che cazzo sta dicendo? Che stai pazzo? Un'esplosione galattica. Ma la madonna. Mamma mia, che un'esplosione galattica. Le mestruazioni. Risolvi il seguente problema. Oh, adesso cominciamo con la cam, eh. La signora Orietta ha 9 gatti e vorrebbe tanto sapere quanto pesa Freddy. Il gattino, però, proprio non ne vuole sapere di salire sulla bilancia. Come può fare la signora Orietta per conoscere esattamente il peso del micio? Come può fare la signora Orietta? O prende il micio per la coppa e lo sfrantega sulla bilancia, oppure prima si pesa la signora Orietta, sale sopra, si pesa, scende, prende il gatto in braccio, risale e poi toglie dal secondo peso il suo peso corporeo e dovrebbe avere il peso del micio. Io facevo così con le valigie. Peso sia tipo peso specifico per volume, ma... ma che cazzo mi stai a dire? Non so... ma se non sa... quanto è il peso specifico di una bilancia? Di una bilancia? Ma che cazzo sta dicendo questo? Dovrebbe fare una moltiplicazione. 9 per... 9 per 9. 9 per 9. Scusatemi, e il gatto pesa 81 kg? E che gatto è? Una bestia. Non vuole andare il gatto dalla bilancia, va la bilancia dal gatto. Che cazzo vuol dire che gliela schiaffi in bocca? Ma cosa stai dicendo? Ultimo provino di merda! Ultimo provino! Vaffanculo! Chi era Dario Fo? Attore più teatrante. Uno scrittore. Non era uno scrittore. Uno scrittore. Anche te. Un poeta. Certo. Un interprete delle stelle. Quello è Paolo Fox. Chi crede nell'astrologia è pregato di togliere l'abbonamento al mio canale e uscire per sempre dalla mia vita. Grazie. Fottuti maniaci di merda. Si vede che sei un capricorno di merda. Oh, quest'anno sarà un ottimo anno per viaggiare nel mondo. Pandemia. Quale professione svolge Rocky Balboa? Il pestacazzi. Pugile. Boxer.
piselli? Non militare. Non militare, no, quello è Rambo. Cos'è il tuca 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 e ti ficco un di... Nosauro. Una canzone e un ballo? Tuca 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 tuca. No! Ah, quando una persona ti batte sulla testa tu fai tuca tuca così, no? No. Cosa ne pensi del femminismo? Sempre che sappiano cosa sia. La gente lo confonde con il nazi femminismo, che è un'altra cosa, però. Di base dovremmo essere tutti femministi. Ma sapete ancora di più cosa dovremmo essere? Istinti. Boh, cioè, che noi femmine è bello quando ci supportiamo a vicenda. Ma che cazzo vuol dire? Credo che il maschio e la femmina siano due persone uguali. Pari diritti, pari opportunità, pari. Gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sì. E sia il femminismo che il maschilismo siano due cose sbagliate. Ma come? Ma ha appena descritto il femminismo e poi dice che è sbagliato. Che sia una cosa che molte dovrebbero iniziare a supportare. Non me l'hai descritto. Che alcune volte dobbiamo pensare di farci gli affari nostri, pensare a noi e non discriminare praticamente nessuno. Dobbiamo essere noi stessi e pensare a noi, gli altri vengono dopo. Quello è egoismo o egocentrismo, quella è un'altra cosa ancora. Ma la gente sa di che cosa parla, sì o no? Finiti? I provini di merda?